Il saturimetro o pulsiossimetro è uno strumento molto importante perché permette di valutare se il nostro organismo riesce a fissare in maniera efficace l'ossigeno dell'aria all'interno del sangue. Quindi è uno strumento che con un sistema non invasivo riesce a rilevare questo valore di ossigeno nel sangue. Adesso è molto importante in questo periodo perché ovviamente i pazienti affetti da Covid hanno dei valori di ossigeno più bassi rispetto alla norma, però può essere utile anche in pazienti con bronchite cronica, polmoniti, tutti quanti i asma, tutti quanti i problemi a livello polmonare. Lo strumentino in questione è questo qua ed è uno strumento dall'utilizzo molto semplice, però è importante fare alcune precisazioni perché venga utilizzato in maniera corretta. Anzitutto il dito. In caso di dita molto grosse, quindi ad esempio mani tozze, il saturimetro va applicato al mignolo in maniera tale che il dito venga abbracciato completamente. L'unghia del dito non deve essere molto lunga e non deve essere assolutamente trattata con smalto semipermanente o altri tipi di trattamenti. Un'altra cosa molto importante è che il dito non deve essere freddo perché le basse temperature del dito possono dare valori più bassi rispetto al valore reale. Quindi, in caso di dita fredde, normalmente gli anziani tendono ad avere delle estremità, mani e piedi piuttosto fredde, è bene riscaldare il dito prima di applicare il saturimetro. Come viene applicato il saturimetro? Ha una apertura a molletta e quindi all'interno qui andiamo a infilare il nostro dito. Dopodiché si accende. Ed è importante mantenere la mano su una posizione ferma orizzontale, ad esempio poggiarla sul tavolo, perché specie nel paziente anziano che può avere tremore, questo può andare ad alterare il valore della misurazione dello strumento. Quindi vedete adesso lo strumento sta dando dei numeri, in particolare abbiamo due valori, SpO2 è la frequenza cardiaca. Si chiama pulsiossimetro perché appunto va a misurare la frequenza cardiaca e il valore di ossigeno. Su tutti quanti i saturimetri trovate questi due valori. Quello che ci interessa è quello riportato nella voce SpO2. Vedete questo qui, SpO2. In questo caso il valore è 98, quindi siamo assolutamente nella norma. Quali sono i valori standard, i valori ottimale? Il valore ottimale è da 96 a 99. Per valori compresi tra 91 e 95 siamo in una situazione di allarme, ma non ancora grave. Diventa grave invece, tale da allertare il 118 per valori cioè sotto i 90, insomma. Quindi in quel caso il paziente ha necessità immediata di ossigeno e quindi va in qualche modo ospedalizzato. Il problema è che siccome la carenza di ossigeno può dare anche confusione, sonnolenza, a volte il paziente quando ha queste carenze di ossigeno non riesce a manifestare questa situazione patologica e quindi il saturimetro può dare informazioni importanti prima che si arrivi, diciamo, in una situazione patologica. In quella zona arancione tra 91 e 95, quando ancora la situazione non è grave, il paziente può non avvertire questo abbassamento di ossigeno nel sangue, quindi con il saturimetro riusciamo a monitorare in maniera efficace la situazione, quindi a intervenire prima che sia troppo tardi. Quindi, ricapitolando, l'utilizzo del saturimetro è molto semplice, apertura a molletta, infiliamo completamente il dito e spingiamo il tasto per accenderlo. Lo poggiamo su una superficie piana in maniera tale che sia fermo, specie nel paziente che ha tremore, dopodiché andiamo a leggere il valore denominato con SpO2, quindi il valore di ossigeno nel sangue. Molto importante anche la pulizia dello strumento perché, ad esempio, può essere utilizzato da due soggetti, fra cui uno con una Covid certificata e l'altro no. Quindi in quel caso, per evitare contagio, si può pulire lo strumento, si deve pulire lo strumento utilizzando un panno imbevuto di alcol puro, nient'altro, perché altrimenti può essere compromessa l'elettronica dello strumento. Bene, spero che questo video ti sia stato utile. Ti prego di condividerlo perché, specie in questo periodo storico molto particolare, può essere davvero utile per un paziente a casa che magari non può avere un contatto con il medico di famiglia o con il farmacista che possa spiegarglielo. Soprattutto il saturimetro a casa è
come il termometro, cioè serve per dare informazioni al medico circa lo stato della malattia. Quindi ti prego di condividere il più possibile il video e ovviamente se ci sono dubbi puoi scriverci oppure passare a trovarci in farmacia Mangiolino. Ciao, alla prossima.